Va bene, vorrei chiamare tutti quelli che fanno le reaction al collegio, che di molti ho il numero, e fargli le domande, perché tutti quelli che fanno la reaction al collegio, di solito nei provini, ridono di quelli perché non sanno chi è Bettino Ah, ma mi Craxi. ricordo che l'avevi fatto. Sì, l'ho fatto l'anno scorso. Chi è Bettino Craxi? Tipo Hank, tante cose non le sapeva. Bettino Io... Craxi era un presidente del consiglio. Era il predecessore Come di Berlusconi. ma non era il predecessore di Berlusconi. Era un politico italiano, mettiamola così. Era il E voilà. predecessore di Berlusconi. Non è stato un presidente del consiglio. Sai che Riccardo Dose è sono l'unico che, avendo fatto la laurea in fisioterapia, che è difficilissima, è come se fosse laureato in medicina. in cosa in? Fisioterapia, è difficilissimo entrare in fisioterapia. È l'unico che ha un QI e ha una nozione di cultura Mi generale posso risedere? molto grande, per cui non chiamerò lui, magari lo chiamerò per farci. È l'unico che ha risposto a tutte le domande. Porca Vabbè, guardate, miseria. Riccardo Dose è una persona che ne Bella sa Lore, da tanto. quando conduci tu la stream mi sono disintossicato, ho aperto un'azienda, ho trovato una ragazza ed ho iniziato a fare beneficenza ai clown. Prima, quando c'era Omink, invece facevo solo l'ultima di queste cose. Madonna. Che Grazie, flame. Fabiciulo, bentornato. Colpito, colpito. Poi ti Anche il volevo Masseo, sedere. anche il Masseo. Sì, ma tu rispondi a queste Io le so già tutte. domande? Ma hai detto Craxi già, non Bro, sapevo facciamo una che... cosa, mi giro, ti metto una reaction al collegio, mi giro. Cioè, non una reaction, ti metto... Tanto durano 3 minuti, abbiamo tempo fino... Abbiamo 10 minuti. Io Hank... non so un cazzo, per Ma esempio. no, tu devi dirmi solo se ho ragione o no. Hank, ci sei? Hank, ti sei offeso? Ciao, mi ti chiedo un parere visto che sei fresco di tampone. Il medico oggi insisteva per farmi girare e inserire qualcosa di caldo e rosa. Secondo te è il nuovo tampone rapido? Beh, dipende da lui se è rapido o no. Eccomi. Ah, stiamo reactando al collegio. Vediamo, vediamo se Bene. ti No, so. no, ho sfidato Andrea a sapere le risposte, dato che fa il Sentiamo figo Andrea con Di gli altri. Duccio Piero. Quanti metri Duceschi. sono 1000 mm? Un metro. Ma l'abbiamo già visto, cazzo. Ma lo dice anche il nome. Ah, guardiamoci quelli degli anni scorsi. Così vediamo se sono capace. Salutiamo ovviamente gli amici di Replay. Via dai coglioni. Ok, vediamo. Frequento l'Istituto Tecnico Aeronautico. Sono di Roma. Sì, sì, Sono sì. di Roma. Mi sento preparato. Sono andata pronta. 1969. Nel 1900 io sono con cosa? È morto quello che è andato sulla luna. Che pensa che spesso hai un atteggiamento del cazzo. Buenos Aires. La sono in dirittura di Grazie. saperla. Buenos PD Aires. non. Budapest. Boh. Buenos Aires, ecco, infatti la sapevo, non mi veniva però. Sono delle cose tipiche della Puglia. Cose. Le Abitazioni. case, quelle. quelle. Sono quelli d'Albero Bello, delle costruzioni pugliesi, tipiche pugliesi. Tagliati. So tutto, troppo facile per me. La pasta. Aia! 60, 120 su 30. 40, 4. No, oh, dai, matematica no, per favore. Otto virgola qualcosa. 40. 60-44. Fare tabula rasa vuol dire radere tutto al suolo. Una mossa di karate. Radere al suolo. Tabula rasa. Una Tipo mossa col di fuoco. karate. Dai, toccati la tibia. Mi sono rotto tibia e perone. Ah. Dov'è? Oh. Sono rotto la tibia. E così dov'è? Cioè, hai toccato tutto. Verso qua dietro, solo della costa. Le Tibiate. tibiate. Qua. Poi Vi ricordo che ha 15 anni, chat. no, aveva 15 anni 4 anni fa. Ah, allora. No, ma è una quindicenne. Nell'immagine è comunque una quindicenne, Esatto. comunque. Passato remoto di Non cuocere? esiste. Ma cosa non esiste? Cuoqui. Cuocqui? Cuoqui. Cossi, grazie, se no che fai? Io Io cossi. ieri Tu cuocqui. cuocesti, egli cuoque. Cuocque, sì, tu cuocque. Egli cuosque. Il Vabbè, famoso senti, uovo grazie alla Jacopo. cuoc. Io cossi, tu Cocchie. cuocesti, egli cosse. Oh, Vabbè, poi non esiste, hai grazie detto, cioè. Gianluca. Frinire. L'asino. È il cavallo che frinire. No. L'asino. Non è il cavallo. No, l'asino raglia, il cavallo frinisce. La Le vespa. cicale Tipo la finiscono. rana. Grr, La grr. cicale. Come si dice Una quello del specie di cavallo. cavallo? Nitrisce. Vabbè, Cazzo, vedi Lori, nitrisce. che Mi chiamo cazzo Gioia, ho nitrisce? 13 anni, abito a Roma e frequento la terza media. Ma perché tutte Ciao, le sono romane Emilia parlano Federizzi, io romano? sono...
Guarda che predictiatol. Giulio Cesare era un senatore romano ed è morto accoltellato al senato. Quante volte l'hanno accoltellato? Una trentina. No, penso di meno, sui 16, 20, 12. 23. Lo so perché l'hai detto. 23. 23 volte, minchia. 23, e tra cui una di queste era di suo figlio... Bruto? Figlio. Forse più di uno. Non credo che fosse figlio vero. Era un figlioccio, credo. E era il presidente del senato? Un senatore? Allora, parlo io? No, parlo io. Un console, no, non un senatore. Umano. Da notare sottoscritto anche dittatore. E è morto con una congiura di pugnalate. Una congiura di pugnalate. Peggior modo per morire è congiura di pugnalate, chiaro. Galileo Galilei, scrittore. Scienziato dei pianeti, matematico. Matematico, ha inventato il telescopio. Anche astronomo e fu lui miglior amico del Papa, a Keplero, a pronosticare che la Terra gira intorno al Sole. Pronosticare è un pronostico, ci non sta. Era un pronostico, era una cosa che hanno scoperto anche e filologo. Poi cosa gli è successo? Poi ha ritrattato per Don Benito, commettere, come si dice? Commettere un ritrattamento, come si dice? Denigrare, è specifica quella cosa, fare un passo indietro. Abiurare. Ho commettere la biura. Galileo Galilei. Abiura di me. Grazie a Alduin. Uno scrittore, un poeta. Era uno scienziato. È uno scienziato. Anche filosofo. Aveva studiato forse il moto dei pianeti. Beh, questo sai che non parallelo libero. So è una figura è geometrica solido, di cui i lati opposti sono paralleli. Ci sta. Ci può forse stare. Un parallelepipedo è una figura piana che ha due lati, i lati uguali a due. Posto da sei paralleli. Quattro lati paralleli due a due. Cioè? Parallelogramma è un quadrato, parallelepipedo è il cubo. No, vabbè, senti, non lo so. È il solido. Con la forma lunga, se vorrete. Organizzazione delle Nazioni Unite di cui ho fatto anche parte. Ah sì? Non sapevo. Ho fatto l'Uganda, il Senegal e il Myanmar, nazioni importantissime. Di Repubblica. Ma dove? Alla simulazione delle Nazioni Unite in Turchia. Ah, ok. Organizzazione delle Nazioni Unite. A Istanbul. Cooperazione e a nazionale. Ungheria, non mi ricordo dove. Italia. Beh, dai. È un violino particolarmente pregiato perché è fatto dal liutaio. Grazie, brother. Qua potevi rispondere che non esiste. È un violino. Modesto vuol dire non eccelso, di una qualità sufficiente. No, modesto vuol dire che non ti dai arie. Grazie, se sei modesto. Poi si usa anche per gli oggetti, però la modestia è una qualità tua. Ha più significato. È un aggettivo. Dipende se è modesto è un aggettivo, ragazzi. Quando uno se la tira per qualcosa. Ciao, mi chiamo Mattia Scaviglia, ho 14 anni, vengo da Massalengo. Io sono Lorenzo Borello. In posizione seduta, con le braccia... Chi è? Intanto chi è? Siddhartha Gautami. Gautami, credo. Cioè? Il Siddhartone è uno che... Gautami, cos'è? Cosa vuoi dire? Chi è? Ma che cazzo vuol dire? È il Buddha. È il Buddha. Nella vita. E si chiamava così. Cosa rappresenta? Chi era? Che ne so. Rappresenta... Ha creato le otto vie del buddismo. 883. I timoni, come si chiamano. Era un principe. È uno che sapeva... L'hai letto, praticamente. Era il dio dei buddhisti. È un dio... Grazie a Gesù. Degli egizi. Dei cristiani. Ok. Leopardi, la sappiamo già. Sabato. Ma di nuovo! Urrà. Quello che scoprisse l'America. La Madonna dai riccioli d'oro! Capitale della Svizzera? Cioccolato. L'abbiamo già fatto. È Berna. Messico. Pechino. Beijing, dove si parla il fucianese, grazie a Giusto. No, aspetta, Singapore. Grazie. No, mi dissocio. No. La bomba atomica. Guarda, non so neanche quanto bella Kazaki. Che portò un valo di radiazioni. Ah, portò un valo di radiazioni.
Ulisse. Ma... sì, buonanotte. Omero. Omero. Ma io di cultura generale faccio cagare. A Mosca. Tipo... aiuto. Qua è perché è rossa. Boh, non lo so. No, no, bro. Sono dei canali, naturali tra i monti. No. Fatti dal mare. Delle evaporazioni. Un fenomeno naturale. A Firenze, tutto a Firenze. Indica. Beh, non top, ho idea, non ne ho idea. È Piemonte, è giù di lì. So io dove si trova. Mi pare sulla destra del Piemonte. Ma tu lo sai perché sei di Torino. È vero. Grazie Super Mi Haul. Sarà al sud di sicuro, posso immaginare qua. Ma senti, cuneo, la pelle. La rilevanza sul terreno. Sì, animale. Sì. Un po' primitivo, non ben sviluppato. Allora, aiuto. M, I, S, S, Y, Y, S, mai S, sai. I, P. Ion 3 combina microrganismi con minerali e vitamine selezionate che supportano il sistema immunitario e ti aiutano.